Ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi 5 idee per riutilizzare le vostre vecchie palline natalizie che poi torneranno a essere perfette per decorare il vostro albero di Natale. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli per realizzarle al meglio anche voi. Per ognuno di voi che arriva sul mio canale per la prima volta, piacere di conoscervi. Io sono Letizia e su questo canale ogni settimana condivido video di riciclo creativo, ma anche di decorazione e organizzazione. Quindi se il vostro intento è quello di riutilizzare, ma anche decorare e organizzare tutto ciò che avete in casa, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Gianna da Soverato e Schizzi Sempre. Se volete essere salutati anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Per questo progetto uso una vecchia pallina di Natale argentata e un vecchio centrino. Prendo anche un nastrino decorato alto 1 cm e lo infilo nella cruna di un ago in filanastri. Faccio passare l'ago nella trama del centrino lungo tutta la circonferenza, a 3-4 cm dal bordo. Voi in realtà dovrete stabilire questa misura in base alla grandezza della vostra pallina e del vostro centrino. Terminato il giro, infilo la pallina nella sacca che si è formata. Tiro bene il nastrino e chiudo la sommità facendo un nodo. Ora decoro la pallina usando 2 piccole decorazioni in legno e un campanellino. Infilo tutte e 3 con ago e filo. Ora le fisso cucendole al nastro. Per finire annodo il nastrino per fare un fiocco. Taglio in diagonale le estremità del nastro. Bruciacchio il taglio per evitare sfilacciature. E questa pallina natalizia fai da te è pronta in un attimo. Per questo progetto uso una pallina di Natale vecchia e rovinata che pulisco con dello sgrassatore. Gratto tutta la superficie con carta vetrata a grana 100. Questo passaggio è fondamentale perché permetterà di aderire meglio al gesso acrilico che userò in seguito come aggrappante. Pulisco tutta la superficie con un panno umido per togliere tutta la polvere. Ora stendo 2 mani di gesso acrilico su tutta la pallina di Natale, lasciando passare almeno un paio di ore fra una mano e l'altra. Mentre aspetto che asciughi la seconda mano, prendo un foglio di carta decoupage, della quale vi ho già parlato in alcuni dei miei video precedenti, la strappo a strisce e poi a pezzi. In questo caso vi consiglio di fare pezzi abbastanza piccolini, perché altrimenti i pezzi più grandi, quando andremo ad incollarli sulla pallina, formeranno delle pieghe molto evidenti sulla superficie tonda. A questo punto incollo tutti i pezzettini di carta sulla pallina, coprendone l'intera superficie. Per evitare che rimangano zone bianche, li sovrappongo leggermente uno all'altro. Una volta asciutta, ricopro l'intera superficie con una mano di colla leggermente glitterata. La
Lascio che la colla asciughi bene, poi finisco molto semplicemente la mia pallina incollando un fiocco multicolore con una goccia di colla a caldo. Nella descrizione vi lascio il link del tutorial dove potete imparare anche voi a fare i fiocchi bellissimi. Prendo una pallina di Natale vecchia e rovinata e gratto tutta la superficie con carta vetrata a grana 100. La pulisco bene con un panno umido per eliminare la polvere. Poi la ricopro con due mani di gesso acrilico che servirà come aggrappante. Una volta asciutta anche la seconda mano di fondo, dipingo la pallina con una mano di colore acrilico rosso. Quando il colore è asciutto, cospargo tutta la superficie della pallina con colla per decoupage. Se non l'avete, va benissimo anche della colla vinilica diluita con acqua in proporzione 1 a 1. Appena finito di stendere la colla, cospargo tutta la pallina di Natale con glitter rossi. Picchietto la pallina per scaricarla dai glitter in eccesso. Una volta asciutta, la rifinisco con un tappino dorato, una letterina di metallo e un bel fiocco multicolore che applico con una goccia di colla a caldo. Per riutilizzare questa vecchia pallina di Natale, prima elimino tutti i residui di colla a caldo che ci sono sulla superficie. Passo tutta la superficie con carta vetrata a grana 100, poi pulisco con un panno umido per eliminare la polvere e stendo due mani di gesso acrilico. Una volta asciutta anche la seconda mano, passo anche due mani di colore acrilico bianco. Ora mi procuro una vaschetta nella quale stendo un sacchettino di plastica. Se mi seguite da tempo avete già capito che tecnica utilizzerò per decorare questa pallina di Natale vecchia e sapete anche che questa tecnica la adoro. Riempio la vaschetta di acqua a temperatura ambiente, poi verso con delicatezza sulla... Riempio la vaschetta con acqua a temperatura ambiente, poi verso con delicatezza sulla superficie dell'acqua due smalti per unghie, uno rosso e uno color rame. Con uno stecchino creo dei ghirigori con gli smalti. Tengo la pallina con una pinza e la immergo nell'acqua roteandola, in modo da far aderire gli smalti. Mi raccomando, una volta finito di decorare la pallina c'è un passaggio fondamentale da fare. Prima di buttare l'acqua nel water, passiamo lo stecchino su tutta la superficie dell'acqua dove sono rimasti i residui di smalto, in modo da eliminarli. A quel punto possiamo svuotare l'acqua nel water e buttare sia il sacchettino di plastica che lo stecchino con attaccati i residui di smalto nell'indifferenziata. In questo caso lascio la pallina così com'è, ma se preferite potete aggiungere un bel fiocco. Io non lo faccio perché non voglio che il fiocco distolga l'attenzione dalla decorazione e dai colori della mia nuova pallina di Natale. Questo progetto per decorare palline di Natale vecchie e rovinate è stra facilissimo. Infatti prendo la pallina e tanti pompon colorati con i quali ricopro l'intera sfera attaccandoli con colla a caldo. Decoro con un bel fioccone e in 4 e 4/8 questa pallina di Natale fai da te è finita.
Io vi ringrazio tanto per aver guardato il video fino a qua e spero che queste 5 idee per riutilizzare e decorare delle palline di Natale vecchie e rovinate vi siano piaciute. Se le rifarete, fatemi sapere qui sotto nei commenti come è andata. Io vi aspetto anche su Facebook, Instagram, TikTok e sul mio nuovissimo canale Vivi con Letizia Journal, dove troverete dei tutorial che riguardano principalmente bullet journal, lettering e disegno. Quindi mi raccomando, correte a iscrivervi. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella, selezionando tutte le notifiche per non rischiare di perdervi nessuno dei prossimi video. Potreste anche lasciarmi il vostro like e condividere il mio video sui social con le vostre amicizie. L'appuntamento è fra pochissimi giorni con un nuovo tutorial qui su Vivi con Letizia e se volete anche su Vivi con Letizia Journal, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!